siamo in un momento di passaggio, il ciclo di programmazione 2007-2013 si sta chiudendo e la nuova stagione di impiego dei fondi europei sta per partire. Questo è il dibattito su cui si è incentrato il convegno Verso Europa 2020, la programmazione 2014-2020 nelle politiche di coesione, all'interno del forum PA 2013 in corso al Palazzo dei Congressi dell'EUR. Durante il convegno, che ha visto la partecipazione tra gli altri del Ministro per la Coesione Territoriale, Carlo Trigilia, e di molti governatori regionali, si sono analizzati i risultati conseguiti e le novità scaturite dal negoziato, ma soprattutto si è cercato di puntare l'attenzione sulle innovazioni di metodo per un utilizzo efficace ed efficiente dei fondi, sulle nuove sfide per le amministrazioni territoriali e le competenze abilitanti che queste dovranno acquisire. I messaggi sono due. Il primo è che bisogna fare in tutti i modi e mettere tutti gli sforzi possibili per cercare di concludere bene il ciclo di programmazione dei fondi 2007-2013, riuscendo a spendere e a spendere bene. Il secondo messaggio riguarda il nuovo ciclo che comincerà nel 2014 e per questo noi dobbiamo imparare dagli errori del passato e dobbiamo riformare l'architettura, il governo di questi fondi in modo da ottenere il massimo di efficienza e di efficacia. I principali policy maker coinvolti nella programmazione e nella gestione dei fondi a livello regionale e i rappresentanti delle parti economiche e sociali hanno espresso le proprie riflessioni su come raggiungere gli obiettivi di Europa 2020 e rilanciare la crescita di economia e occupazione utilizzando al meglio le leve previste nel bilancio dell'Unione Europea, i fondi strutturali e i canali di finanziamento della BEI, la cooperazione territoriale europea e i programmi a gestione diretta. A puntare sulla ripresa economica della Regione Lazio in primis il vicepresidente Massimiliano Smeriglio. La nuova Regione Lazio deve correre per salvare le risorse che rischiano di perdersi per una cattiva gestione dell'amministrazione Polverini. Questo è il primo obiettivo. Il secondo è quello di cogliere l'occasione di una straordinaria importanza, che è quella di riprogettare la regione grazie alle risorse Europa 2020, risorse ingenti che non possono essere gestite in maniera burocratica o tecnocratica, ma che devono essere invece frutto di un grande processo di partecipazione, di coprogettazione, di monitoraggio e di protagonismo dei cittadini. Se noi riusciremo a fare questo, riusciremo a fare un passo in avanti e a dare una risposta, seppur parziale, alla crisi che continua a mordere.